Ma sì, effettivamente siamo in una situazione capovolta. Siamo a testa in giù. Ma la cosa importante in questa specie di clausura imposta è appunto rendere le nostre giornate, non il luogo dell'esclusione, ma lo spazio in cui scoprire l'esclusivo, fare della nostra casa una cellula di miele, una navicella in cui sondare il nostro rapporto con le cose, il nostro rapporto con l'altro, con Dio, con noi stessi. In questo gioco, in questa clausura imposta che può diventare il deserto di una rinascita, di una scoperta, in questa specie di esodo, la poesia è fondamentale. Intanto bisogna scrivere senza altra ambizione che segnare i tintinni e i tormenti del nostro essere. Poeta significa tentare, imparare la propria anima fino al mostro, dice Rimbaud. Ma il poeta che mi sento di leggere oggi, in questa quarantena splendente, in questa prova conturbante, è Boris Pasternak. Quando accade la seconda guerra, Boris Pasternak traduce Shakespeare e Goethe, ritenendo che il compito dell'intellettuale, dell'artista, del poeta sia congiungersi proprio mentre l'Occidente si distrugge, proprio mentre l'uomo è perduto, ai propri grandi, senza dimenticare questa sequela di luci, di fiamme. Le poesie di Pasternak le trovate in edizione e in Einaudi, tradotte dallo straordinario Ripellino. E ve ne leggo una. Essere famoso non è bello, non è questo che le va in alto, non si deve tenere l'archivio, trepidare per i propri manoscritti, fine della creazione e dare tutto di sé e non lo scalpore, non il successo. È vergognoso quando non si è nulla, diventare per tutti una leggenda, ma bisogna vivere senza impostura, vivere così che alla fine ci si attiri l'amore degli spazi, che si oda al richiamo del futuro e le lacune si debbono lasciare nella sorte e non fra le carte, i passi e i capitoli della vita intera, segnando in margine e immergersi nell'oscurità, i propri passi celarvi come nella nebbia si cela una contrada e non si vede più nulla. Altri sulla viva orma percorreranno palmo a palmo il tuo cammino, ma la sconfitta dalla vittoria non sei tu che la devi distinguere. E neanche di un minimo devi venire meno all'uomo, ma essere vivo,
Vivo e nient'altro, vivo e nient'altro, fino alla fine. Pasternak è il poeta che negli ultimi istanti della sua vita, dopo aver scritto il Dottor Givago nel 1960, dice che c'è ancora uno spazio di candore e di innocenza per l'uomo. Dice che il compito del poeta è gettarsi dentro il futuro e non venire mai meno all'uomo.